Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Continuano le voci su Bernardeschi, su un futuro lontano da Firenze, sponda Milan, sponda Inter, piace molto ai cinesi. Queste sono chiacchiere, ma sicuramente quella che sta per cominciare, perché dopo le prime due giornate il vero campionato comincia adesso, è una stagione che per Bernardeschi deve essere fondamentale. Deve essere fondamentale anche il ruolo nel quale sarà impiegato, più vicino alla porta, un giocatore che deve cercare di essere più concreto. Deve segnare più reti per essere decisivo e determinante in questa Fiorentina ed è proprio sotto l'aspetto tattico che Sosa dovrà cambiare qualcosa per mettere il giovane Viola nelle condizioni di giocare appunto più avanti, nelle condizioni di essere decisivo. Vedremo cosa accadrà a Genova, ma sicuramente l'inizio di Bernardeschi non è stato dei migliori, forse ha pagato un po' anche fisicamente gli ultimi europei, il fatto di aver cominciato più tardi la preparazione, il fatto di essere stato comunque centrale nell'Italia di Conte, anche se poi non ha praticamente mai giocato. Oggi Bernardeschi ci dicono che sta molto bene, oggi ci dicono che Bernardeschi ha recuperato fisicamente e che finalmente è pronto. Contro il Genoa siamo anche curiosi di vedere in che zona di campo Sosa lo utilizzerà, perché la Fiorentina quest'anno deve ruotare attorno ai suoi colpi, deve ruotare attorno alla sua fantasia, deve ruotare attorno alla voglia di far diventare questo giovane un grandissimo giocatore che possa essere determinante per la Fiorentina e speriamo non soltanto come una possibile plusvalenza futura, ma per un progetto che ci auguriamo possa ripartire da lui. A domani con i 101 secondi viola, un saluto da Marco Dell'Olio.